Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Come ogni sabato riportiamo il blog e l'articolo che scrivo su Tag Medicina. L'articolo di oggi riguarda un argomento dedicato all'erezione e mette in correlazione l'omocisteina alta con i disturbi dell'erezione, il deficit erettile. Per quale motivo? Innanzitutto, cos'è l'omocisteina? L'omocisteina è un metabolita che abbiamo nel nostro corpo, deriva dal metabolismo della metionina, e molecola aminoacido che assumiamo essenzialmente attraverso le proteine, e viene a sua volta metabolizzata con l'intervento di acido folico e vitamine del gruppo B. Ne consegue quindi sin da subito il primo messaggio: spesso la carenza di acido folico e di folati sono responsabili di un aumento, diciamo, di un accumulo di omocisteina. Ma per quale motivo un andrologo deve collegare l'omocisteina alta con la disfunzione erettile? Proprio per la funzione che ha l'omocisteina nella vasodilatazione. Non entro nello specifico, anzi ricordo che alcuni casi di aumentata omocisteina hanno delle cause genetiche e quindi richiedono poi l'assistenza e un percorso diagnostico con un altro specialista. Ma in una nostra omocisteina alta, e per alta intendiamo con valori superiori a 15, ecco che viene meno, diciamo, quel processo normale di vasodilatazione, ossia l'erezione avviene perché l'ossido nitrico, il responsabile, attiva un sistema a catena che porta al rilassamento della muscolatura liscia attraverso l'attivazione della guanilatociclasi e la formazione di guanosilciclato. Allora, cosa succede? Se ho l'omocisteina alta mi inibisce o mi interferisce col rilascio di ossido nitrico. Quindi mi va a bloccare la molecola che è in grado di indurre e mantenere l'erezione. Quindi una vera e propria interferenza. Non dico che sia l'unica causa, ma spesso un'omocisteina alta può appunto presentarsi anche con un quadro iniziale di disfunzione erettile. Ricordo sempre al paziente a cui chiedo gli esami che presenta un'omocisteina alta, anche che l'omocisteina alta, oltre che a tentare di ridurla noi stessi con l'alimentazione, ma più che altro con un intervento terapeutico molto banale, con l'acido folico, solitamente 400 microgrammi al giorno, ricordo anche che l'omocisteina alta, la iperomocisteinemia, è un marker di rischio cardiovascolare. Quindi iniziamo a curare la disfunzione erettile, cerchiamo di fare un percorso diagnostico e terapeutico per l'erezione, ma prendiamo anche la disfunzione erettile come un segnale di allarme, un possibile segnale di allarme. Non si vuole essere pessimisti, ma neanche superficiali. Quindi deviamo anche la nostra attenzione, specialmente nell'uomo di media età, verso il cardiologo. Facciamo un test, visita cardiologica con test da sforzo, interpretiamo il significato della aumentata omocisteina come marker di rischio cardiovascolare. Questo perché appunto spesso la disfunzione erettile è più un segnale che non una malattia. Tornando a noi, quindi omocisteina, facciamola sempre, o perlomeno l'andrologo ha il dovere di richiederla nel pannello di ormoni e sostanze metaboliche che vengono richieste alla prima visita, al primo incontro. Se abbiamo un'omocisteina alta può essere sicuramente un'interferenza nel fenomeno erettile, ricordiamoci di intervenire con consigli dietetici, ma più che altro anche con l'integrazione con acido folico e vitamina B qualora questi fossero ridotti. A me capita quasi sempre di notare questa situazione di omocisteina alta e acido folico basso. Integriamo e potremo quindi riportare l'omocisteina a valori normali, togliere l'interferenza sulla vasodilatazione e anche che impedire quindi che l'omocisteina alta prosegua poi un suo percorso di aggressione dell'endotelio arterioso e venoso con la formazione di aterosclerosi o addirittura in casi estremi necrosi delle pareti vascolari. Con questo vi saluto, auguro a tutti un buon fine settimana e ci vediamo al prossimo video.